Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Finalmente siamo qua a fare un nuovo unboxing. Come potete vedere abbiamo la Collector Edition di God of War Ragnar per PlayStation 5. Questo gioco lo aspettavo da un sacco di tempo, finalmente eccola qua, è enorme. Ma prima di vedere cosa c'è lì, mi hanno mandato questo, che dovrebbe essere un poster di latte. Non ho idea di che cosa sia, ora vediamo. Ok, un poster di latta. Bene. Questo lo mettiamo via e cominciamo. È enorme questa scatola, vediamo un po'. Qua dietro cosa ci troviamo? Allora, qui è un po' il contenuto di questa collector. Abbiamo un bellissimo box, non so se è tipo cartonato duro, dopo lo vedremo. Il martellozzo di Thor. Questi sono tipo dei dadi, non ne ho idea. Due piccole statuine e la mitica steelbook. Ora lo apro e ci vediamo. Ed eccoci qua, dopo aver aperto la prima scatola, ci troviamo davanti una seconda scatola con due tirantini. E vediamo. Oh, bellissimo. Bellissimo, come nel gioco che ci sono queste. Bello. Molto bello. Carina l'idea. Ora però non rimane aperto. Bello. Molto carina l'idea, molto carina. E qui poi come. Oh. Ma si apre in questa maniera. Madonna, ma è enorme il martellotto di Thor. E qui dovrebbe esserci praticamente l'altro scompartimento. Quindi qua già si intravede qualcosina. Adesso andiamo ad aprire. Eccoci qua, dello scompartimento qui sopra c'era il sacchettino con i dadini, presumo. Non so se sono dei dadi di gioco, io non me ne intendo di queste cose. Ok. Dovrebbero essere tipo dei dadi di gioco, penso, non lo so. Sono un po' ignorante su questi tipi di oggetti. Qui abbiamo la mitica steelbookona, che adesso andiamo ad aprire. Non vedo l'ora di continuare le avventure di Kratos e del ragazzo figlio Atreus barra Loki, di avere accesso a tutti i regni. Sarà una bella avventura. Bellissima la steelbook, come sempre. Qui dentro abbiamo i codici di gioco e ovviamente il gioco è digitale. Ora tolgo tutte queste cose per farvi vedere com'è l'interno. Comunque poi seguiranno dei dettagli di tutte queste, di queste cosucce. E qui abbiamo due statuette. Una che penso che siano tipo di legno, qualcosa del genere. Ora purtroppo questo obiettivo di questa fotocamera, che è l'unico grandangolare che ho, non ha la messa a fuoco automatica, quindi per il momento probabilmente alcune cose non sono perfettamente a fuoco, però sto lavorando per acquistarne una compatta grandangolare con l'autofuoco. Quindi adesso io, nel frattempo che preparo un po' tutto i dettagli, riscatterò il codice per scaricare intanto il gioco. Ok ragazzi, nel frattempo ho messo un po' in ordine, mi sono dimenticato di dire che questo è tipo calamitato, e c'è tipo una specie di calamita. Ho messo in ordine, sto scaricando il gioco, ma il pezzo forte è questo che ho lasciato per ultimo. Il martellozzo di Thor.
è qualcosa di enorme. Pesa anche parecchio. Ah, riesco a alzare il martello di Thor. Bellissimo, bellissimo. Lo preferisco alla versione, diciamo, mostrata nella cinematica Marvel. Questo dovrebbe essere quello che rispecchia di più i, diciamo, le narrative storiche, diciamo. Anche come estetica, anche del personaggio di Thor, che non è molto, molto barbaro, molto panzuto. E il martello mi piace molto di più questo. Bene ragazzi, questo era un velocissimo, velocissimo unboxing della Collector Edition di God of War Ragnarok. Nel frattempo la console mi ha detto che il gioco è pronto. E quindi niente, adesso monterò il video, l'unboxing, lo monterò, lo uppo su YouTube. Nel frattempo io mi godo questo gioco. Buona avventura a tutti. Ciao da Genetic DNA.